a mollare i lavoratori. Abbiamo un grosso problema, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quei soldi li abbiamo portati e ce li hanno dati per le nostre sofferenze, perché il Paese era in ginocchio. È stato il risultato della grande sofferenza dell'intera comunità nazionale, dei grandi sforzi e senso di responsabilità che abbiamo dimostrato durante il momento più duro della pandemia, tutti insieme. Io sono stato il centravanti che ha fatto gol, ma tutto il Paese ha contribuito con grande dignità a creare le premesse per questo grande investimento di fiducia dall'Unione Europea. Ne va della credibilità nostra davanti all'Europa, davanti a noi stessi, davanti ai morti che ci hanno lasciato, ne va della credibilità dell'intero sistema Paese. Non possiamo lasciare che si accumulino ritardi, che inizi lo scaricabarile. Hanno già iniziato a dire che la colpa è mia che ho portato i soldi. Non possiamo lasciare tutto questo avvenga e limitarci soltanto a fare la polemica. Nessuno può godere che si sprechi un euro di questi soldi. E allora io ho lanciato un messaggio. Il Movimento 5 Stelle, spero anche le altre forze di opposizione, si affrettino a rispondere. Siamo disponibili a lavorare insieme per trovare soluzioni nell'interesse nazionale, nell'interesse di noi tutti, perché lì c'è la possibilità di rilanciare il Paese, lì c'è la possibilità di colmare tutte le diseguaglianze territoriali, di genere, intergenerazionali, lì c'è la possibilità di mandare i nostri figli in asili migliori, scuole migliori, università migliori, lì c'è la possibilità di fare grandi investimenti nella sanità. Lavoriamo tutti insieme, spingiamo, dobbiamo costringerli in piena trasparenza a dirci, a metterci le carte sul tavolo, in piena trasparenza, a dirci come stanno le cose, e noi siamo disponibili ad aiutarli. Voglio anche il vostro contributo, il contributo di tutti. Meloni, rispondici! Un abbraccio. Grazie, grazie Giuseppe Conte, grazie.